Se ai giapponesi stai sul culo, te lo fanno capire, non sono realmente dispiaciuti, chiedono scusa, giapponesizzarsi, togliere tutto quello che c'è di italiano in te e comportarti come i giapponesi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo e breve video in cui vorrei parlare dell'amicizia in Giappone, perché è un argomento che mi avete chiesto spesso e che in realtà è stato anche molto citato in queste ultime settimane da altri youtuber che trattano di Giappone. Allora, io devo dire che ho visto i video che ne hanno parlato, ne ha parlato per esempio anche Calabrese in Oriente, ne hanno parlato Tommaso, My Mirror Room to Tokyo One Way, e volevo dire anche la mia opinione per quella che è stata la mia esperienza, che non dico che sia l'unica esperienza o la più valida di quella di altri, però volevo dirvi come l'ho vissuta io, come ho vissuto l'amicizia in Giappone per quella che riguarda me. Allora, innanzitutto partiamo col dire che io ho vissuto a Tokyo e che sono sicuro che chiunque viva comunque l'amicizia in Giappone, magari nella zona di Tokyo, può essere diverso che se cerchi di stringere amicizia magari con delle persone che vivono più in campagna, perché magari la mentalità è più aperta, hanno più a che fare con stranieri, sono diciamo più abituati, quindi magari la percezione anche dello straniero può essere diversa. Senza contare che comunque magari, non lo so, altri youtuber che hanno stretto amicizia magari l'hanno stretta con persone più grandi di età rispetto a me, e anche lì il cambio generazionale, sono sicuro che la generazione nuova sarà ancora più aperta agli stranieri, quindi ci sono magari determinate dinamiche che possono essersi sviluppate all'interno delle relazioni interpersonali con dei giapponesi che possono essere diverse magari rispetto a quelle che ho avuto io. Fatte queste premesse, io devo dire che ho vissuto in Giappone per la maggior parte della mia vita ormai. Forse per questo motivo, magari io per alcune, diciamo, sfaccettature mi sento quasi più a mio agio a stringere amicizia con giapponesi, che non è facile, cioè, ma in realtà secondo me è difficile stringere amicizia ovunque. Quindi magari le amicizie che ho stretto io ci sono state delle difficoltà, però io credo che comunque, cioè, sono tutte difficoltà che possono essere superate se c'è un atteggiamento aperto e se si cerca innanzitutto di imparare la lingua, perché lo so che può sembrare una cosa banale, però secondo me se sei in un posto e non parli la loro lingua potrai stringere un'amicizia che però secondo me rimarrà un po' superficiale, o puoi stringere amicizia solamente con quei giapponesi che parlano molto bene inglese o che hanno avuto un'esperienza all'estero, che sì, può essere positiva, però diciamo che è anche limitante, perché io ho un sacco di amici giapponesi che non parlano inglese e non avrei potuto conoscerli se non avessi imparato la loro lingua, ma senza considerare che quando tu impari una lingua di un luogo, perché spesso si parla di questa parola giapponesizzarsi, io non credo che se tu impari la lingua del luogo ti giapponizzi. Ovviamente, cioè, è anche una questione di acquisizione linguistica, in realtà è proprio un atteggiamento comune che tu, quando inizi a parlare una lingua di un determinato posto o interagisci con degli interlocutori che parlano e si atteggiano in un certo modo, finisci per adeguare il modo in cui tu parli e ti atteggi alle altre persone. Ma questo non vuol dire che cambi la tua indole, perché spesso ho sentito comunque delle persone dire che comunque per riuscire a fare amicizia con i giapponesi devi togliere tutto quello che c'è di italiano in te e comportarti come i giapponesi. No, assolutamente no. Come probabilmente un straniero che vuole fare amicizia in Italia deve comunque un pochino adeguarsi agli usi e costumi italiani, allo stesso modo deve fare uno straniero che vuole fare amicizia con dei giapponesi. Questa so che può sembrare una banalità, però vedo spesso che tra molti stranieri è una cosa che è difficile da digerire, e spesso magari ci sono determinati atteggiamenti dei giapponesi che alcuni stranieri possono vedere come, diciamo, finti. Vedo spesso che tra molti stranieri è una cosa che è difficile da digerire. E spesso magari ci sono determinati atteggiamenti dei giapponesi che alcuni stranieri possono vedere come, diciamo, finti, per esempio il fatto che ti dicano sempre scusa in continuazione, come na sai, che alle volte può anche rompere un po' i maroni, però in realtà fa proprio parte della loro cultura, cioè un po' come noi italiani diciamo che ricambiamo un piacere, non è sempre così. Questo ovviamente non tutti gli italiani, qua sto facendo un po' di tutte le erbe un fascio, però a me le uniche esperienze, diciamo, virgolette negative che ho potuto avere
piacere con delle persone in Giappone per quanto riguarda cambi di piacere, che poi a me non è che se io faccio un piacere a te io voglio che tu me lo fai in cambio, però se tu mi prometti che fai una determinata cosa, quella cosa la devi mantenere, perché spesso si dice dei giapponesi che sono falsi perché magari anche se non sono realmente dispiaciuti chiedono scusa. Questo è solamente un modo diverso di atteggiarsi. Se ai giapponesi stai sul culo te lo fanno capire, basta vedere lo scambio di commenti che già si facevano nel periodo Heian, le varie dame di corte, Murasaki Shikibu, a Seishon Agon, mille rotti anni fa. Quindi ragazzi, secondo me è tutta una questione di strumenti. Secondo me l'indole di ogni persona in realtà è piuttosto simile. Quello che cambia in realtà è veramente il modo di atteggiarsi. Magari i giapponesi, se gli stai antipatico, te lo fanno vedere in un determinato modo, gli italiani in un altro. Però non vuol dire che un paese abbia un modo giusto di relazionarsi rispetto a un altro. Culture diverse, sono cresciuti comunque in modi completamente diversi, hanno modo di socializzare diverso. Non credo che ci sia un modo giusto di socializzare, uno sbagliato, solamente bisogna riuscire ad abbracciare queste differenze. E se uno straniero decide di voler vivere in Giappone non c'è nessun problema, anzi mi sembra che il Giappone sia anche abbastanza ospitale, però è ospitale se ti sai adeguare a determinate regole, come gli italiani pretendono che vengano rispettate determinate regole quando uno straniero viene in Italia. In realtà queste cose mi sembrano piuttosto simili. Io in realtà in Giappone non avevo mai avuto particolari amicizie italiane. In questi ultimi 2 anni ho iniziato a fare amicizia con qualche italiano e devo dire che è bello comunque avere italiani, cioè è bello per esempio portare avanti feste come la Pasqua, festeggiarle insieme, o il Natale, Capodanno, cioè si sente un po' di italianità e questa è una cosa molto positiva e mi fa molto piacere. Certo che ci sono anche i lati negativi, per esempio quando mi incontro con un giapponese, finito l'incontro, chissà quando ci si rivede, ci vediamo condo un'altra volta, e io sono super tranquillo. Mentre quando mi incontro con gli italiani, cioè prima ancora che finisco di vedermi con questa persona, già mi chiede quando ci vediamo la prossima volta, e dico ma ci siamo appena visti. Non so se è un problema, però magari questa è una cosa mia che vivo io in modo strano, magari perché vivo in Giappone da troppo tempo, quindi secondo me ormai io sono piuttosto ibrido, quindi ormai io non so più in che modo atteggiarmi o relazionarmi, perché magari mi relaziono allo stesso modo con gli italiani e i giapponesi, però non sempre funziona. Cioè quando sono stato in Italia mi ricordo che con i miei amici italiani ci vedevamo tutti i giorni, andavamo spesso a fare aperitivo, ci si studiava insieme eccetera eccetera, cose che con i giapponesi magari non succede. Ma non succede non perché i giapponesi siano freddi o non vogliono fare amicizia con te, secondo me solamente si relazionano in modo diverso e hanno comunque anche una vita diversa, perché io non lo so, io in questo momento veramente è un periodo della mia vita in cui sono veramente veramente occupato con tutte le cose che ho da fare, tra andare tutti i giorni in palestra perché adesso ho il trainer e quindi mi sta seguendo e quindi dobbiamo fare diciamo un certo percorso d'allenamento e quindi mi devo veramente impegnare, e in più anche l'alimentazione che comunque mi porta via un sacco di tempo, mangiare come mangio in questo momento. Poi c'ho il lavoro che ne ho, sto facendo praticamente due, uno sto lavorando a dei videogiochi, un altro sto facendo quello che faccio di solito che sono le colonne sonore, che in questo momento sono tantissime, 7 esami che sto dando in questa sessione estiva, c'ho il canale YouTube che mi fa sempre piacere fare, però capite che dover collegare tutte queste cose insieme non è assolutamente una cosa facile, e in più comunque io ci tengo anche alla mia amicizia, voglio vederli, quindi capite che combinare tutto può essere difficile. Però ho capito che con amici giapponesi è molto più facile spiegare questa cosa, questa volta con magari l'amicizia italiana ogni tanto faccio un po' più fatica. Io non sto criticando assolutamente nessuno, anzi a me fa giusto piacere se ho degli amici che vogliono vedermi, però vi sto dicendo che comunque sto veramente cercando di fare tutto e sto perdendo i pezzi, mi sto svegliando quasi tutti i giorni alle 5 di mattina per riuscire a fare tutto. Ragazzi, scusate se forse questo video era un po' random, sto cercando adesso di montare un nuovo set nella casa dove adesso ho lo studio dove faccio registrazioni, che è diversa dalla casa dove vivo, e spero di riuscire a mettere tutto a posto magari nei prossimi mesi. Cercherò di continuare a fare 2 video a settimana, uno il martedì e uno il venerdì o sabato. Scrivetemi qui sotto se preferite il video il venerdì o sabato e ditemi anche su che cosa vorreste che il prossimo video parli. Ciao a tutti e un abbraccione.